Namaste, benvenuta bellissima mamma. Oggi facciamo insieme una breve sequenza per lavorare sulla luna calante, ovvero sulla parte più misteriosa, più istintiva, più selvaggia, più a contatto con la nostra natura autentica e istintiva, quella che intuitivamente conosce quello che è giusto per noi e che in questo momento della tua vita è particolarmente utile tenere vivo, tenere attivo, tenere sveglio perché è quello che ti guida attraverso una gravidanza serena, felice e consapevole di tutti i doni che questo momento porta con sé. Allora iniziamo subito, siediti super comoda, quindi prenditi tutti i cuscini che ti servono sia sotto i glutei che se necessario sotto le ginocchia e prenditi un istante per stare con te stessa, per dedicarti qualche minuto e ascoltare il tuo respiro. Cominciamo chiudendo gli occhi e sentendo il respiro che entra dalle narici e che esce dalla bocca leggermente socchiusa. Entra dalle narici ed esce dalla bocca. Porta l'attenzione al tuo grembo, al tuo bambino o bambina. Immagina di inspirare verso di loro e di espirare fuori da questo grembo, dall'utero, qualunque tensione che tu abbia accumulato in questa giornata, in questa fase di ciclo di luna negli ultimi tempi, in modo da creare spazio per il nuovo, per nuovo ossigeno e nuova energia. Puoi anche decidere di dedicare ogni respiro a una cosa in particolare che sai che ti pesa o che ti tira giù, che ti rende più triste, più insicura. E respirare per farla uscire, accompagnarla fuori da te. Una cosa alla volta. Mentre lo fai, senti il tuo utero respirare, senti proprio l'aria che entra, che come se apri la finestra, quando apri la finestra di casa, fa entrare tutta l'aria fresca e pulita e fai uscire l'aria vecchia. Ora senti che anche la parte posteriore corrispondente al tuo utero respira, la tua zona lombare, forse anche la zona dorsale, le scapole si riescono ad aprire un pochino, a seconda del trimestre di gravidanza in cui ti trovi ci può essere più difficoltà a riempire gli spazi perché potrebbero essere già pieni, per cui non forzare, però semplicemente visualizza questa aria o luce come desideri che entra e quella vecchia un pochino più scura che esce e questo della luna calante è il momento in cui predomina l'elemento fuoco, per questo a volte ci sentiamo un pochino irritabili o arrabbiate o nervose, per cui ora lo calmeremo facendo una respirazione solo con le narici, la narice sinistra, per cui mantieni distese solamente il pollice e l'anulare e il mignolo se riesci, o anche solo il mignolo, e inspireremo con la narice sinistra ed espireremo con la narice destra. Sempre così, inspiriamo con la sinistra. Espiriamo con la destra. Inspiro ancora a sinistra. Espiro ancora a destra. E l'ultima volta inspira. Ed espira.
poi rilassa la mano destra, inspira con tutte e due le narici. Sospendi un attimo il respiro, distendendo la colonna fino all'ultima vertebra che sostiene il cranio. Ed espira. E poi ritorna a stendere le tue gambe davanti, aprendole un pochino, aprendole quello che ti dice la tua pancia. Se hai già una pancia bella grande, aprile di più, altrimenti passa alla larghezza delle spalle, magari. E appoggia le mani a terra accanto a te. Se senti che la schiena tende a collassare, puoi mantenere il cuscino sotto i dischi o anche semplicemente aiuta moltissimo a spostare i glutei fuori e indietro per sedersi meglio sull'asse del bacino. Mani a terra, piedi attivi. E qui, inspirando, apriamo le braccia con i palmi verso l'alto e uniamo i palmi delle mani, guardiamo i pollici ed espirando apriamo le braccia grandi grandi, sentendo proprio le ascelle che si aprono e respirano, le tocchiamo a terra e guardiamo verso la nostra pancia. E ancora inspirando apriamo, uniamo i palmi, li guardiamo e espirando torniamo. L'ultima volta, inspiro, apro ed espiro e chiudo. Continua a sentire i piedi attivi. E ora inspirando apro, espirando, come se qualcuno mi tirasse dalle mani, vado dritta finché posso, avanti, e rilasso le mani giù, espirando, srotolo la colonna, torno dritta, inspiro di nuovo apro, e qui inspirando le mani mi tirano, la schiena è dritta, dritta, torno su, spingo i talloni nel pavimento per aiutarmi, ed espiro e riposo le mani terra e guardo la pancia. E ancora inspiro, apro, espiro, allungo come se qualcuno mi tirasse dalle mani e poi rilasso giù, espiro ancora, inspiro, torno dritta, mi allungo di nuovo avanti ed espiro lì dove posso. Ora inspirando partono le mie mani, spingo i talloni nel pavimento, allungo dritta finché posso. Ed espirando ritorno a terra, guardo la pancia e l'ultima volta inspiro, apro, espiro, allungo dritta, dritta e poi rilasso giù e torno indietro. Inspiro, torno ad allungare in alto, la fontanella vuole toccare il cielo. Espiro, mi allungo avanti fin dove posso rimanere con la schiena dritta ed espiro lì. Inspiro, partono le mani che mi tirano su, i talloni spingono giù. Espiro, apro e rilasso. Inspiro verso il mio bambino o bambina e con la bocca butto fuori. E poi vado in farfalla, appoggio le piante dei piedi tra di loro. Una farfalla rilassata, non è la farfalla quella per aprire il bacino con i piedi molto vicini ai talloni. Li manteniamo un pochino lontani e prendiamo le tibie o le caviglie. E cominciamo ad ondularci a destra e a sinistra per sciogliere qualunque tensione ci sia nella schiena, nelle spalle. Lascia anche la testa proprio libera e morbida. E poi mi fermo al centro e comincio a sporgermi in avanti e a tornare dritta. Mi aiuto con le mani. Immagino di voler guardare come se i miei piedi fossero un davanzale, di voler guardare chi c'è sotto e spingo le mani sulle gambe per tornare dritta. Mi sto muovendo dritta con la schiena. Inspiro avanti, espiro. Ancora, prima in alto, poi in avanti. Sento le anche che si aprono, espiro, spingo le mani e ritorno. Ancora due volte. E torno, puoi espirare col naso o con la bocca come lo senti. E ancora inspiro in alto, in avanti. E questa volta provo a rimanere lì ed espirando mi rilasso senza pesare troppo sulla pancia. Mi rilasso allungando sempre un pochino avanti come se volessi far sporgere la testa oltre i piedi. Posso prendere le punte dei miei piedi e se me lo sento posso anche abbandonare la testa, altrimenti rimango con la testa dritta a guardare un punto sul pavimento, mentre le mie anche si aprono un po' di più e le mie ginocchia
scendano un pochino verso il pavimento. Se c'è molta tensione, posso mettere comunque un cuscino sotto la coscia. Inspiro profondamente e espiro completamente, rimango lì l'ultima volta. Inspiro e ora espirando di nuovo spingo sulle gambe, sui piedi per tornare dritta. Porto le mani in Yoni Mudra sulla mia pancia. Inspiro e sospiro. Ok, allora da qui porto indietro la gamba destra piegata, mentre la gamba sinistra è piegata avanti e il piede, se riesce, si appoggia alla coscia destra. Qui avrete forse il gluteo destro un pochino più sollevato da terra rispetto al sinistro. Ora rimaniamo un attimo lì con qualche respiro, lasciamo che si assesti il bacino e se proprio rimane molto sollevato possiamo mettere un piccolo cuscino, magari più piccolo di questo, una copertina sotto l'altro gluteo, sotto il sinistro, in questo caso. E poi appoggio la mano destra o le dita accanto alla gamba destra e inspirando sollevo il braccio sinistro in alto, metto spazio qua in tutto il laterale ed espirando mi allungo verso destra guardando il cielo da sotto il braccio, spingo con la mano nella terra e ritorno su. E ancora, inspiro allungo in alto e espiro allungo di lato. Spingo la mano, torno, inspiro su e espiro giù. E ora inspiro su, espiro, poggio la mano a terra, inspiro, sollevo il braccio destro ed espirando lo porto oltre verso l'esterno della coscia sinistra, mentre le dita della mano sinistra si appoggiano a terra dietro il coccige, faccio una piccola torsione, inspiro in alto ed espirando uso queste due mani come leva e ruoto leggermente il petto e il busto verso sinistra, basta un piccolo movimento. E se riesco unisco anche la testa che guarda verso sinistra. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Ed espirando ritorniamo. Stendiamo la gamba sinistra, poi la destra, le muoviamo un pochino perché la circolazione potrebbe essere un po' più lentina e ruotiamo anche le caviglie. E poi ripetiamo dall'altro lato, pieghiamo la gamba sinistra dietro, la gamba destra avanti, poggiamo la pianta del piede sulla coscia sinistra e spostiamo un pochino il gluteo destro in fuori per sederci meglio. E poi poggiamo le dita della mano sinistra a terra e ripetiamo, inspiro, sollevo il braccio destro. E mi allungo come se volessi sfiorare il soffitto ed espirando mi allungo a sinistra. Posso anche piegare il gomito e in questo modo aumenta un pochino lo stiramento. Spingo la mano a terra e inspiro su. E ancora, espiro di lato, braccio dritto oppure braccio abbandonato giù. Spingo la mano a terra, inspiro, torno su. E l'ultima volta. E di nuovo inspiro su, espiro mano destra giù. Inspiro, sollevo il braccio sinistro ed espirando lo appoggio all'esterno della mano della gamba destra, mentre le dita della mano destra vanno dietro il coccige. Inspiro, mi allungo in alto, il mio peso è sui miei glutei, non è sulla mano che è dietro. Questo mi serve solo per fare leva, ora che ruoto il petto verso destra e guardo nella stessa direzione, inspirando. Espiro e l'ultima volta inspiro ed espirando ritorno. Bene, stendo la gamba destra, aiuto la gamba sinistra, massaggio tutta la coscia a scendere internamente e a salire esternamente. Mi metto a quattro zampe. Oscillo un pochino il bacino, destra e sinistra, le ginocchia sono separate quanto le anche e le mani quanto le spalle. E qui faremo solamente dei cerchi del bacino. Ovvero, immaginiamo di avere come fulcro, come centro il punto tra le ginocchia.
e di muovere il bacino avanti, a destra, indietro verso i talloni e a sinistra. Il resto del corpo è morbido e rilassato, quindi un pochino si muovono forse anche le spalle o magari un po' la testa. Visualizziamo questo cerchio che stiamo creando col nostro bacino attorno alle ginocchia. Senza fretta, col ritmo che sentiamo comodo oggi. Poi nell'altra direzione, ruotiamo nell'altro senso. Ci fermiamo al centro, inspiriamo, espiriamo e con le dita dei piedi puntate a terra passeggiamo verso le ginocchia, spostiamo il peso sui piedi, ve la faccio vedere di fronte e proviamo a mantenere un attimo questa posizione. I talloni sono sollevati da terra, potete provare ad avvicinarli un pochino o ad unirli addirittura. E rimaniamo un attimo con i polpastrelli a terra, aprendo il cuore. E se ce la sentiamo possiamo provare l'equilibrio, portando le mani sulle ginocchia. Inspiriamo, rilassiamo bene la nostra pancia. Espiriamo e se ce la sentiamo possiamo addirittura provare a mettere le mani in mudra di loto. Quindi la base dei palmi e i pollici, i mignoli a contatto e le altre dita a formare i petali. Inspiriamo. Espiriamo. E poi inspirando possiamo provare addirittura a portare questo fiore di loto sulla fontanella. Inspiriamo. Espiriamo. E reinspirando uniamo i palmi delle mani, allunghiamo verso l'alto. Ed espirando rilassiamo piano piano giù. E poi torniamo ad appoggiare le mani a terra. E poi le ginocchia. E poi spostiamo i piedi. E di nuovo ci sediamo, stendendo un attimo le gambe. Con le mani dietro la schiena. Inspiriamo verso la nostra bambina o bambino. E con la bocca buttiamo fuori la fatica. Ancora. Riprendiamo la circolazione, risvegliamo le gambe. Vi consiglio sempre di fare più volte al giorno questo movimento, piedi in su e piedi verso il pavimento, intenso, fin dove possiamo arrivare con questo stiramento delle caviglie e anche i cerchi. In Sukhasana un momento per chiudere questa brevissima pratica, questo momento nell'arco della giornata in cui riportate il centro dentro di voi. E facciamo una cosa simile all'inizio, una respirazione con una sola narice, ma questa volta respiriamo solo con la sinistra. Quindi di nuovo mano sinistra, Indian Mudra sul ginocchio sinistro, tappiamo la narice destra e respiriamo solo con la sinistra. Quindi gli occhi chiusi, inspiriamo lentamente e sempre dalla sinistra espiriamo. Cercate di non stringere i denti, di distendere la fronte. Ancora tre respiri lenti. Rilassate la pancia, permettete al respiro di riempire quei pochi spazi che ancora trova. E poi inspiriamo con tutte e due le narici. Sospendiamo un attimo brevemente. Ed espiriamo. E poi chiudiamo la nostra pratica, come facciamo sempre, con tre lunghi Aum, il mantra Aum nella sua forma nucleare, scomposta,
di Aum, che sentiamo vibrare nella vostra pancia, nel vostro bellissimo ventre rotondo, nel petto, nel cuore e nel terzo occhio. Quindi mettiamo le mani Yoni Mudra a formare questo diamante sulla pancia. Inspiriamo e lungo l'espiro vibriamo Aum. Espira e regala a te stessa, al tuo bambino, bambina, un piccolo inchino.